Benvenuti e grazie di nuovo per essere presenti alla terza conferenza del professor Mario Torelli. Il titolo di questa sera è La nascita delle aristocrazie e la grande espansione. Vi ricordo, spero di non annoiarvi, che questa iniziativa è stata presa in collaborazione con la Società Operaia di Mutuo Soccorso, l'associazione Rivivi il Borgo di Borgo Sant'Antonio, e noi chiaramente portiamo avanti questa, come dire, serie di conferenze di cui questa è la terza, e poi avremo la quarta il 9 maggio, quindi vi diamo appuntamento il 9 maggio. E, che dire, solo due cose di informazione. La prima è che insieme sempre all'associazione di Rivivi il Borgo Sant'Antonio abbiamo organizzato per sabato una di quelle che chiamiamo camminate storiche, nel senso che questa l'abbiamo intitolata Sulle orme dell'Alessi. Sarà una camminata con tanto di guida, qui a Porta Sant'Angelo la farà il professor Mezzanotte e un altro illustre personaggio farà da guida per tutta la parte che riguarda, diciamo, il rione di Porta Pesa. Si partirà alle 16 davanti alla Biblioteca Augusta, in cima alla Scala delle Prome. Quindi chi vuol venire sabato è invitato a venire. Ci sarà questa camminata che partirà diciamo davanti alla Biblioteca Augusta, si visiterà Sant'Angelo, la chiesetta oratorio che sta lì, poi si scende via Alessi, la tomba dell'Alessi, il campanile di Santa Maria Nuova, e poi piano piano si arriva in Porta Sant'Angelo, dove si continuerà la visita con il professor Mezzanotte, che spiegherà, diciamo, come si è costituito il Borgo Sant'Angelo andando attraverso i vicoli, eccetera eccetera. Va bene, questo è quanto. Ultima cosa, abbiamo iniziato anche un'altra, come dire, serie di iniziative come associazione che vogliamo chiamare, diciamo, gite escursionistiche culturali. E tra queste gite, parlando adesso con Mario, vogliamo mettere per i prossimi mesi anche una gita nei luoghi degli Etruschi. Lui suggeriva chiaramente Tarquinia, Cerveteri, tutta quella zona lì che è di gran lunga la più importante. Per cui pensavamo i primi di giugno di organizzarla una gita di questo genere, poi magari a settembre un'altra. Quindi, però il numero deve essere contenuto, non si può fare più di 30 persone, perché sennò la sera del ponte è praticamente ci ammazzeremo. Avete capito, dice un numero contenuto, perché per entrare dentro le tombe è difficile, giustamente è contingentato. Va bene, non vi annoio più, do la parola a Mario e grazie di nuovo veramente per essere intervenuti. La prossima del 9 sarà, come dire, conclusa da una spaghettata, per cui state leggeri nella cena. Finita la conferenza ci metteremo insieme a tavola un po' di pasta e un bicchiere di vino. Ecco, mi era stato promesso qualche cosa del genere. Dunque, riprendo il cammino che ho iniziato nelle due precedenti chiacchierate, ricordandovi due fatti importanti, cioè a carattere palesemente allogeno degli Etruschi in Italia e B, la spiegazione di questa originaria estraneità che si motiva con la ricerca spasmodica dei metalli che il mondo orientale, che noi vediamo lontanissimo ma che in realtà è assai vicino, ha fatto nel bacino intero del Mediterraneo. Una delle fonti principali, come vi ho detto prima, è stato il Caucaso. Non è un caso che a
in quella zona la tradizione collochi il velo d'oro e la ricerca degli argonauti, che era nient'altro che una ipostasi delle enormi ricchezze metallifere dei mondi caucasici. E dopodiché, quando nel XII secolo si è scoperto il ferro era abbastanza raro, non sconosciuto, ma abbastanza raro nell'area orientale dell'Egeo, e quindi c'è stata una grande corsa alle miniere di questo metallo. E certamente gli Etruschi, che erano dislocati nel nord-est dell'Egeo tra Lenno e la Calcidica, funzione piratica, sappiamo che pirati e mercanti sono due facce di una stessa medaglia, sono per noi una cosa incomprensibile, ma è così, nel mondo antico questo era il modello. Gli Etruschi famosi come pirati, sia nelle sedi orientali, sia nelle loro sedi occidentali, quando addirittura c'è una tradizione che quando sono arrivati i greci per fondare le prime colonie in Sicilia, ed è un grande storico che lo racconta, Efalo, aveva ottime fonti, avrebbero avuto seri problemi per la presenza dei pirati e re. Quindi questo è lo sfondo, i due fatti, i due dati da cui partiamo. Abbiamo anche visto, diciamo, l'originaria subalternità degli Etruschi rispetto ai Latini, che erano sicuramente il gruppo più attivo, con forti connotati militari. Questa era una delle caratteristiche proprio della gente latina. E da questa subalternità gli Etruschi gradualmente si sono emancipati e, come spesso avviene nella storia, noi lo stiamo vivendo in questa fase di globalizzazione, chi era un tempo subalterno sta gradualmente diventando egemone, quindi è una cosa che conosciamo, stiamo sperimentando. Nel mondo italiano, nella penisola, chi era subalterno di Tirreni è diventato gradualmente nel settimo egemone. Come? Allora, il quadro che io vi voglio presentare non è un quadro, come dire, sistematico, cioè sarebbe lungo e forse per certi aspetti anche, voglio dire, noioso, nel senso pedante. Vorrei farvi vedere come, diciamo, si è organizzata questa società e come ha dato vita a uno dei fenomeni più impressionanti di colonizzazione interna della penisola, cosa di cui abbiamo solo vaghissime notizie dalle fonti, ma che ha cambiato radicalmente il quadro. Se vediamo la penisola nell'età del bronzo, noi la vediamo fondamentalmente uniforme, dalla Calabria fino alla valle del Po. C'è una cultura unitaria, sono piccoli villaggi, un'agricoltura di sussistenza con un forte apporto dell'allevamento, della pastorizia, una civiltà che è stata chiamata appenninica, perché è proprio sul dorsale appennino che si è svolta. Nell'undicesimo secolo cominciano a manifestarsi le prime grandi trasformazioni, e la prima vera grande trasformazione è la nascita di una cultura che noi chiamiamo laziale, che si sviluppa nell'ambito di quelle che sono le sedi storiche dei Latini, che noi conosciamo, diciamo, dalle fonti, poi dalla
storia tramandata. Il primo popolo ad emergere in Italia è quello latino. Subito dopo sono le popolazioni arabe. Seconda metà dell'undicesimo secolo. In questo quadro c'è un stranissimo fiorire di fermenti culturali che sono stati definiti sulla base di somiglianze, diciamo, il repertorio formale delle ceramiche, sono stati chiamati proto-villanoviani. Per capire questa definizione, che per certi versi è giusta, per certi altri è ingannevole, dobbiamo, diciamo, evocare il quadro della prima età del ferro della penisola, dove è chiarissimamente delineato un quadro di una cultura che noi dalla scoperta, dalla prima scoperta del 1860 vicino a Bologna, questo paesetto che si chiama Villanova, è stata chiamata villanoviana. Per lunghissimo tempo, addirittura l'opera standard degli anni 20, Randall MacIver, diceva, dava equazione villanoviana uguale italici. Oggi noi possiamo dire esattamente il contrario, villanoviana uguale etruschi. Guardate che non è una cosa che passa così liscia. Il più grande protostorico italiano, mio amico, più anziano di me, che è scomparso due anni fa, Renato Peroni, diceva che il villanoviano era una moda. In realtà definisce molto chiaramente un etnos. Attenzione ai termini. Questo, quando diciamo etnos, noi non diciamo razza, perché questo è sicuramente sbagliato. Etnos è sinonimo di cultura in senso sia materiale che ideologico. L'etnos è definito, come nell'Ottocento si definisce il concetto di nazione, esattamente allo stesso modo, no? Come dice Manzoni, una d'arme di lingua e di cor, no? Questo è l'etnos, che naturalmente non corrisponde affatto a una razza, ovviamente, ma neanche prima facie ha una definizione linguistica diffusa. La lingua fa parte degli elementi di egemonia che vengono, diciamo, sovrapposti ad altri. Quando le fonti ci parlano di 300 oppida e umbri conquistati dagli etruschi, noi dobbiamo vedere, siccome invece la fase che noi leggiamo, che adesso vi mostrerò proprio con una bella cartina, è come fase di sviluppo di questa cultura villanoviana, che è il frutto di questa colonizzazione di breve, cioè di brevissima durata, non è durata più di 70-80 anni, tra gli inizi del X secolo e la fine del IX, quindi diciamo la metà del IX, scusate.